Buonasera dal TG Norba Sport. C'era molta attesa per la giornata milanese di Matarrese e Perinetti. Il primo ha partecipato in Lega all'assemblea dei presidenti di Serie A e di Serie B, in cui è fallito ogni tentativo di evitare la scissione. Invece il direttore sportivo aveva in agenda la chiusura con l'Udinese delle trattative per Barreto, Obodo e Langella. Nel pomeriggio avrebbe dovuto incontrarsi con l'Empoli per approfondire il discorso Boucher. A rientro a Bari, intorno alle 18:30, bocche cucite, immediata riunione in sede, cui dovrebbe aver partecipato anche Antonio Conte. Anzi, la riunione dovrebbe essere ancora in corso per valutare l'esito dei colloqui. Sul fronte Lega, dicevamo, fallito ogni tentativo di mediazione per evitare la scissione a partire dal 1 luglio del 2010. I club di Serie A sembrano ormai decisi nel seguire quella strada, nonostante anche da parte del governo continuino ad arrivare inviti a tenere uniti i club di Serie A e i club di Serie B. Una prossima riunione in Lega è prevista a metà luglio. E i tifosi del Bari, dopo tanti anni, non solo vedono finalmente la propria squadra in Serie A, ma tornano a riscoprire l'amore per i propri colori. I ragazzini indossano la maglia biancorossa e sui balconi della città sventolano bandiere. Insomma, a Bari torna a funzionare il merchandising. Nicola Mangialardi. Per una società di calcio di Serie A le uniche fonti di guadagno, a parte le eventuali vendite di calciatori, sono la campagna abbonamenti, la vendita dei biglietti domenicali e i diritti televisivi e il merchandising, cioè la vendita di gadget promozionali. In attesa di conoscere i risultati della campagna abbonamenti, gli introiti dei diritti televisivi, siamo andati a verificare al Bari Point, in attesa della presentazione del nuovo campionario, come va sul fronte della vendita di oggettistica e abbigliamento biancorosso. Bene la vendita della maglia del centenario e di quella con la sponsorizzazione di Radio Norba. Poi a ruota sciarpe, cappellini, borse, adesivi, orologi, fazzolettini e braccialetti. Ma a proposito di braccialetti, ce n'è uno tempestato di rubini che viene venduto a 700 euro. Ma questa non è l'unica novità, perché dal prossimo anno il catalogo prevederà collezioni da bambino e donna con tanto di tute, polo e borse da passeggio, ovviamente biancorosse.